Ciao a tutti, benvenuti. Questa è la mia nuova postazione molto casalinga, improvvisata per il momento. Comunque sono qui per farvi un video Wish. Vi ricordo che ho un codice sconto del 10% per Wish, ve lo lascio sotto nell'info box, in caso magari anche nel titolo, ma insomma, vi lascio sempre questo codice sconto che non sarà valido ancora per tanto, quindi approfittatene. Io partirei da quello che mi sono dimenticata l'altra volta, ovvero ho ordinato questa, posso chiamarla palettina? No, non so come chiamarla. Comunque, questa è la confezione fatta così, davvero bella come confezione. La scatola è integra, non è di cartone ma è di plastica. E questi sono 5 colori, sono degli ombretti. Io ho provato ad usarli. E scrivono, sono scriventi. Ho provato, solo che io ho il problema dell'allergia alle palpebre e non posso mettere niente. Poi vi faccio vedere tutto nel dettaglio, come sempre. No, io ho scoperto una cosa, ma non l'avevo vista prima. Non ci posso credere. Lo specchietto. No, ma è una figata. Cioè, è qua dietro lo specchietto. Si tira su. No, io questo non l'avevo visto e l'ho appena. Cioè, no, rendetevi conto, sarà un mese che mi è arrivato questo. Me ne sono accorta adesso. Vabbè, comunque, nell'info box io vi lascio tutti i link ai prodotti, come sempre, così siete comodi, non ci guadagno assolutamente niente, ma siete più comodi per cercarli, per trovarli. Five Color Rose Tie Shadow. Questo è il numero 4 perché ci sono diverse colorazioni. Io ho scelto quella che sta meglio con i miei occhi. E niente, c'è il, scusate, c'è il pennellino e questi sono i colori. Un altro articolo che ho preso da Wish è questo. È una lampada UV. Non so se funziona perché non ho le batterie. Io pensavo fossero incluse, ma forse non ho letto io. Probabilmente non ho letto io. Comunque non erano incluse, vanno inserite qua dentro. E comunque l'ho presa per la resina UV perché ho comprato anche quella, ma mi arriverà. L'ho presa da Wish, l'ho trovata a pochi soldi e quindi ho comprato anche quella. Un'altra cosa che ho comprato è sempre in previsione di lavorare con la resina, e queste cose dovrei iniziare ad utilizzarle adesso perché sono cose primaverili estive. Adesso siamo in primavera. Allora, vi parlo di questa scatolina. All'interno di questa scatolina a forma di cuore carinissima e di plastica ci sono dei fiori secchi che si possono utilizzare nella resina. Comunque, sono bellissimi. Cioè, non lo so, io trovarli così secchi, belli, in una scatolina così che si può riutilizzare, mi è piaciuta l'idea, li ho pagati penso 1 euro. Ma ne ho presa una o altre due di scatoline con fiori diversi. Questa mi è già arrivata, cioè in un nanosecondo mi è arrivata, a tempo neanche 2 settimane dall'ordine, e le altre invece sono ancora, boh, chissà dove, disperse nel mondo. Un altro articolo che ho preso ce l'ha indosso il telefono, ovvero è la cover. È olografica, magari ecco, in questo momento magari vi starò mettendo il dettaglio della cover perché al momento ce l'ho su, mi sono dimenticata di toglierla. E sta molto bene sul telefono, cioè, non è larga in nessun punto, è perfetta, i bottoni sono perfetti, combaciano, e gli spazi per le fotocamere, perché questo iPhone ha 2 fotocamere e il flash sono perfetti, anche quelli. Sotto è fatta perfetta, è tutta, cioè la cover gira tutta intorno al telefono, non è libera nella parte inferiore e perfetta, cioè consigliatissima, non potevo chiedere di meglio. E abbinato a questa cover io ho preso questo. Questo è un portafogli taccuino, non so come lo chiamate voi. Era tutto straimballato, io ho tenuto solo la custodia, questa qui in finto tessuto. È questo qua. Adesso non so, forse con la luce vi darà anche fastidio. Comunque è fatto così. Bellissimo, cernierina. Va da Dio, non è per niente rotta e l'interno è questo, bellissimo. Io c'era anche un polistirolo qua, ma l'ho tolto, strabello. Adesso devo cambiarlo, sto aspettando il momento giusto per cambiarlo. La cerniera è perfetta, va tutto bene, non ha difetti da nessuna parte. Non mai avrei pensato che
avesse questa qualità, preso da Wish, ottimo, veramente ottimo, straconsigliato anche questo. Altra cosa che ho comprato da Wish è la borsa in questione, è questa, fatta così, non l'ho ancora utilizzata. Qua sotto ha tutte le paillette, per cui è tutta bella luccicosa. Qui ha una cerniera che si apre ed è un vero scomparto, non è finto. Vorrei anche aprirvelo. Eccolo qua, è un vero scomparto. I due manici fatti così. Ed ha anche la tracolla, quindi c'è anche l'altro spago qua, l'altro coso, è all'interno della borsa. E quindi questo è il fronte della borsa, qui c'è un filo che vaga, qui ce n'è un altro che vaga, questa non è fatta benissimo. Il retro è fatto così, cioè secondo me l'altro era il fronte, forse è questo il fronte e l'altro il retro, non lo so. Questa cerniera funziona bene e anche questa è uno scomparto, quindi ottima. Ci sono due scomparti, i soliti scomparti che ci sono qui, quello per magari il telefono, uno e uno due. So se li vedete, e la nota negativa di questa borsa è che mi è arrivata rotta all'interno, ecco qua, cioè è proprio, si è proprio rotto il tessuto, perché è un tessuto veramente leggero, cioè non è niente in tutto, quindi qua si è rotta e non, la cosa non mi piace. Però ecco, l'unico difetto grosso è questo. Con questo acquisto mi è arrivato in omaggio questo aggeggio qua. Questo aggeggio qua serve per tirare indietro i capelli, come fanno vedere qua dietro. E non funziona. L'ultimo articolo che vi faccio vedere per questo video è una borsa, ed è questa borsa qua. Cioè, voi ditemi se non è bella questa borsa. Cioè, ma è fatta benissimo, cioè non ha fili che vagano, guardate che bella, questo è il retro, non ha fili che vagano, qua sotto ha i piedini, questo si sta staccando, ecco, un difetto, si sta staccando il piedino. È fatta benissimo, e ha i due manici, quindi si può tenere così, si può tenere così, nel braccio, se riesco a toglierlo, e poi ha anche la tracolla. Ecco qua, solo che ho un appunto da fare per la tracolla, è attaccata in modo strano, cioè invece che mettere i due gancetti qua, in modo che la borsa venga tenuta su più col peso più omogeneo, più bilanciato, hanno messo la tracolla così, cioè un gancetto è qua e un gancetto è di qua, per cui non la trovo assolutamente comoda. Se la lasciate quasi vuota si può tenere a tracolla, se la riempite troppo rischia di rompersi. Non vi consiglio di usare la tracolla, ecco, perché è delicata. Però per il resto questa borsa è perfetta, ha, come vedete, uno scomparto di qua, un altro scomparto di qua, c'ha le due taschine solite qui ai lati, qui al centro ha un altro scomparto, eccolo qua, un altro scomparto qui, non so se si possa vedere, con un'altra cerniera, quindi ha due scomparti a cerniera più due quelli per il telefono, per intenderci, laterali, e poi ci sono quelli grandi, quindi per me è un'ottima borsa, si chiude con la cerniera, ecco qua, e chiusa è così, ecco, chiusa è così, ed è una bellissima borsetta, fine, elegante, cercavo proprio qualcosa di un po' più serio, un po' più serioso, perché io di solito uso borse un po', cioè io ho sempre le stesse, non sono una persona che acquista borse ogni secondo, per cui ho sempre le stesse, finché non si rompono non le cambio, però ecco, avevo voglia di qualcosa di un po' più serio, visto che sto andando verso i 30 anni, rendetevi conto, mi sembra di averne ancora 16, io mi sono fermata a 1000 anni fa e volevo qualcosa di più serio per la mia età, e questa secondo me è adatta, perfetta, fa un grande effetto portata in giro, insomma. Qui c'è scritto Dan Bowley, un bauletto, ecco, beh, che bella. Bene, sono contentissima di questa borsa e fa veramente la sua porca figura, diciamolo. E nient'altro, quindi questo è tutto ciò che avevo da farvi vedere
per questo video wish, adesso vado a bere perché ho sete. E per questo video è tutto, vi ringrazio per avermi seguita, per avermi fatto compagnia, perché io registrando questi video mi faccio compagnia da sola. Quindi il mio telefono mi fa compagnia perché mi fa registrare dei video e niente, quindi parlo da sola e che bello, il mondo di YouTube, parlare da soli. Ah, sì, va bene. E vabbè, dettagli di YouTube. Cosa volevo dirvi? Mi sono persa, cioè, YouTube. Ho freddo, devo andare a vestirmi perché ho un freddo della Madonna. Sono cascata bene con questi acquisti, devo dire. Beh, sono contenta, soprattutto dell'ultima borsa, come vi ho già detto. Non mi aspettavo una qualità del genere. Come vi ho intitolato il weekly numero 91, non mi aspettavo una qualità del genere da una borsa presa da Wish. Ci sono veramente degli articoli che arrivano e sono perfetti e voi li pagate poco. Cioè, oddio, questa non credo di averla pagata poco, perché ho fatto un ordine, questa borsa e l'altra borsa insieme, mi pare di aver speso quasi sui 30 euro come ordine. Non mi è arrivata la dogana, perché mi è stato chiesto, ho risposto oggi, se mi è mai arrivata la dogana a pagare. Mai, mai. Però io vi consiglio di non fare ordini superiori ai 20-25 euro. Questo era stato superiore, ma non mi è arrivata la dogana. No, penso di avervi detto tutto. Io vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi ricordo che, allora, oggi mercoledì, che voi state vedendo, state guardando, venerdì nuovo video spesa Lidl, nuovo video spesa, e poi vi aspetto domenica con il solito weekly vlog, numero 20, ancora questo 20, 92, che falle, 20, perché 20? Oh, chi lo sa, ma e non ho letto numeri da nessuna parte e continuo a dire 20 o 20 qualcosa, ma non lo so. L'ultima cosa che voglio dirvi, lasciate una palma sotto nei commenti, così so che siete arrivati a questo punto. Vi ringrazio per essere stati qui con me e ci vediamo al prossimo video. Ciao.